Ah, io ho fatto i complimenti ai ragazzi, mi dispiace perché fare una prestazione del genere con tutti i problemi che avevamo dopo 2 giorni e perdere fa male, però la prestazione è stata di notevole spessore sotto il profilo della qualità, della distribuzione, dell'intensità, dell'acume tattico. Battersi. Non ti puoi giocare sempre male. Noi, tranne la prestazione di Vibo, abbiamo fatto bene ovunque e contro chiunque, a volte bene, a volte benissimo, a volte benino. Oggi il primo tempo li abbiamo, penso, surclassati sotto tutti i punti di vista della distribuzione, della qualità. Non venivano mai dentro. È normale, quando hai un giocatore che in 3 anni ti costa 1 milione d'euro lordo in Serie C, è normale che poi col gol te l'aspetti. È un fattolini, ha fatto un gol in Serie C, quindi non c'è la giocata balistica che sono entrati. Loro hanno fatto una ripartenza e 2 colpi di testa su 2 punizioni su 2 palle inattive. Noi abbiamo creato tantissimo, ci sono tanti episodi dubbi, però adesso abbiamo poco tempo perché dobbiamo pensare già alla partita di domenica. Ma guardi, io quando sono venuto sapevo delle difficoltà. È un anno particolare dove la società del Potenza, una società seria, organizzatissima, ha puntato sulla valorizzazione dei giovani e sul minutaggio, andando totalmente nel programma come aveva programmato negli anni precedenti. Sicuramente la squadra sta facendo passi da gigante. È normale che poi, quando non ti arrivano i risultati, diventa un pochettino dura, però quando fai prestazioni del genere contro squadre così forti, devi essere fiero, orgoglioso e di ripartire da questa prestazione. Io oggi i ragazzi sono stati commoventi, li ringrazio perché hanno giocato per la città, hanno giocato per loro e hanno giocato anche forse per me. E questo mi dispiace ancora di più perché hanno dato di più di quello che potevano dare sotto tutti i punti di vista, chiunque. Chi è entrato dall'inizio e chi è subentrato. Il calcio bisogna andare avanti senza fasciarsi la testa, siamo una squadra viva, una squadra che gioca, una squadra che aggredisce, una squadra che accorcia. Lo sappiamo, il campionato è lungo e dobbiamo soffrire. Dobbiamo vedere chi recuperiamo perché abbiamo avuto qualche problema, ce l'avevamo, qualche problema l'abbiamo avuto in corso, quindi valuteremo gli infortuni e poi cercheremo sicuramente di mettere in campo una squadra che abbia un equilibrio come l'ha avuto oggi.